Consigliere Testa, il PNRR rappresenta sempre più un'opportunità per la nostra regione, la giunta regionale ha presentato dei progetti, ci sono delle grandi opportunità di crescita per l'Abruzzo. Esattamente, è una, um, è una delle ultime scommesse che l'Italia deve giocare e deve vincere, è un'opportunità fondamentale e proprio per questo... Anche alla luce di, eh, del piano di investimenti che ieri ha presentato il Presidente Marsilio, il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo ha voluto organizzare per venerdì 5 alle ore, eh, alle ore 15. Un convegno eh, tecnico amministrativo alla presenza di tutti i sindaci, i presidenti di provincia, i tecnici, per far spiegare da tecnici, da consulenti che verranno da Roma le opportunità che si possono cogliere tramite il PNRR. Sappiamo che il campo di azione è molto, è molto ampio, perché si passa dalle infrastrutture, per il turismo, per le, le reti idriche, per il per il turismo, quindi ci sono dei campi di applicazione vastissimi. L'Italia ha dimostrato fino ad oggi di rimandare circa il 50% delle risorse che arrivano dall'Europa indietro e quindi questa è un'occasione da cogliere in pieno ed ecco perché la Regione già da tempo ha creato una cabina di regia per farsi trovare pronta e noi vogliamo dare anche una dotazione tecnica professionale a tutti gli amministratori per far sì che anche i piccoli comuni che poi saranno anche i soggetti attuatori potranno avere le giuste competenze quando si entrerà nel vivo della, del, eh, dei finanziamenti non solo PNRR ma abbiamo anche altre misure sia eh, di, di finanziamenti endogeni e esogeni ma abbiamo anche tutta la partita del Master, per la partita del FESR abbiamo eh, miliardi di euro che andranno a, ad essere calamitati sull'Abruzzo eh, su opere strategiche che l'Abruzzo attende da, da decenni e che faranno fare il salto di qualità a tutta la nostra regione perché le infrastrutture come lei ha detto giustamente sono la madre un po' di tutte, di tutte le risoluzioni delle problematiche e solo una regione molto infrastrutturata potrà competere a livello nazionale e internazionale.